siamo alla Mondadori di Nola con Roberta Recchia, che sta per presentare il suo libro d'esordio, che poi tanto di esordio non è, poi sveleremo qualche particolare in più, dal titolo Tutta la vita che resta, edizioni Rizzoli. Una storia davvero particolare, davvero articolata, tanti sentimenti, tante tematiche. Da dove arriva questa storia? Iniziamo così, illustracela e introduci tu un po' il discorso e poi approfondiamo qualche aspetto. Sì, allora, in realtà questa storia parte da un'immagine. A me succede spesso, magari come avremo poi modo di approfondire, questo è il primo romanzo che è stato pubblicato, ma io ho sempre scritto, e di norma io parto da una battuta tra due personaggi oppure da un'immagine. In questo caso sono partita da un'immagine di una delle protagoniste, Miriam, che sta facendo una corsa in bicicletta su una strada che costeggia il mare. Come dico sempre io l'ho incontrata, lei mi ha preso per mano e mi ha raccontato la storia che poi ho deciso di scrivere. Però scrivendo la storia di Miriam mi sono imbattuta in un altro personaggio, Marisa, che è la zia, e conoscendo questo personaggio mi sono resa conto che Marisa aveva una storia molto bella, almeno secondo me, che valeva la pena di raccontare. Quindi ho fatto un passo indietro e ho raccontato quella che poi troverete nella prima parte del romanzo, che è la vita di prima. Il racconto comincia alla metà degli anni 50, Marisa ha poco più che 20 anni, e è la figlia minore della famiglia Balestrieri e si ritrova a dover affrontare un problema per l'epoca molto serio, cioè una gravidanza indesiderata e il rifiuto del suo fidanzato storico. A questo punto la sua famiglia, per salvare la reputazione, decide di spingerla al matrimonio con Stelvio Ansaldo, un garzone di bottega. Ed è qui che comincia la loro storia d'amore. Lei fa un gesto coraggioso, decide di non ingannarlo, decide di raccontargli come stanno le cose, e il loro rapporto, prima che sull'amore passionale, si basa sulla lealtà e sulla complicità. Quindi nasce questa famiglia solida, bellissima, legata da un amore profondo. Però in un'estate del 1980, in questo contesto così caldo, così accogliente, così bello, si abbatte un dramma terribile, che è la perdita della loro secondogenita. Quello che racconto dopo è un'elaborazione. Infatti si potrebbe dire, scusa se ti interrompo, è una storia che parte in un modo e sì, poi in effetti si apre a tutta un'altra storia, sì, sicuramente forse più contemporanea, anche se, torniamo un attimo indietro, il silenzio, il perbenismo sono degli elementi presenti all'interno del libro. Nella prima fase c'è il voler tacere questa gravidanza e quindi si rimane spiazzati di fronte all'atteggiamento della famiglia, dei genitori, che subito si preoccupa non dei sentimenti o di ciò che sta provando la protagonista, chi si trova a vivere questa gravidanza, ma come pararsi le spalle, diciamo così, rispetto alla società, alla collettività. Poi in un certo qual modo questo tema compare anche nella seconda parte, seppure su una tematica completamente diversa. Perché hai voluto affrontare questa tematica? Cioè, è il personaggio che ti ha portato lungo questo sentiero, oppure era dentro di te questa tematica che poi hai, diciamo così, calato sui personaggi? Ma probabilmente un po' tutte e due le cose. Nel senso, sicuramente, come ho già detto, io ho questo approccio, no, molto spontaneo a racconto, e quindi è il personaggio che ha portato con sé questa storia. Però va anche detto che quello che affronto, cioè il tema della vergogna, della paura, del giudizio altrui, è un tema attuale, e lo dimostra il fatto che la storia comincia negli anni 50, in cui affrontiamo il tema della vergogna, dell'apparenza, della società giudicante. Poi ci ritroviamo negli anni 80 ad affrontare delle vicende che però sono sempre attuali e ritornano sugli stessi temi, ovvero la vergogna, la difficoltà a verbalizzare il trauma, la paura di essere giudicati, questa verità che fatica ad emergere. Nella prima parte vedremo che la verità emerge per un gesto di coraggio di Marisa. Nella seconda parte far emergere la verità invece diventa una cosa di una tale complessità che dovranno giungere dei personaggi esterni alla famiglia affinché si possa arrivare a far emergere la verità e quindi a dare ai personaggi una possibilità di ricostruire se stessi.
Quello che dicevi mi faceva pensare anche a un altro aspetto, il silenzio o la difficoltà a comunicare qualcosa all'interno della famiglia, comunque tra persone con le quali si è legati, e anche poi la difficoltà a parlare di determinate tematiche o determinati fatti che ci riguardano rispetto all'esterno. Quindi c'è una duplice difficoltà. Secondo te, da che cosa deriva la difficoltà a parlare all'interno della famiglia? Sicuramente dai legami che si sono costruiti. La difficoltà di Marisa nella prima parte del romanzo chiaramente è meno forte perché parliamo di un problema meno grave. Nella seconda parte il silenzio di Miriam, questa difficoltà a rapportarsi con i genitori rispetto alla verità che non vuole raccontare, sicuramente è dovuta al fatto che ha stabilito con i suoi genitori un rapporto non sano. La madre Emma è una donna che ha difficoltà a rapportarsi con entrambi i figli, è madre di un maschio e di una femmina, ma è una donna che vive un senso di inadeguatezza nei confronti del suo ruolo. Quindi ci sarebbe da chiedersi, forse perché ha deciso di abbracciare un ruolo che non le appartiene, perché anche questa è una delle tematiche affrontate nel libro. Marisa è una madre consapevole che ha voluto fortemente, la famiglia ha voluto essere madre fortemente. Emma ci fa sorgere il dubbio che probabilmente ha questo senso di inadeguatezza perché ha deciso di vestire un ruolo che socialmente doveva rivestire, che la società si aspettava che lei rivestisse, ma in cui non è a suo agio. Questa è una tematica molto attuale, la scelta della maternità, che sembra sempre essere meno una scelta anche nel nostro contemporaneo ed essere più una convenzione, qualcosa a cui le donne devono necessariamente acconsentire. Tu che cosa pensi al riguardo? Sicuramente tante cose perché le hai riportate in questo libro dove dicevamo inizialmente ci sono tantissimi filoni, si potrebbe parlare veramente per molto tempo. Tu cosa pensi rispetto a questa tematica? Allora, indubbiamente la maternità è un tema complesso. Va detto che adesso, onestamente, io credo che si stiano facendo dei passi avanti, perché in passato la realizzazione della donna veniva quasi totalmente vista come cioè, naturalmente dedita alla maternità. Adesso le cose stanno cambiando, le donne stanno acquisendo la consapevolezza di potersi realizzare in modi diversi, di poter essere delle ottime madri, ma di poter essere anche qualcos'altro, oppure di decidere liberamente di essere qualcos'altro senza dover necessariamente essere madri. Anche questo è un tema che Assolutamente io sì. affronto nel libro. Per quello che mi riguarda, io penso che per quello che riguarda questo tema, nel mio libro uno dei personaggi veramente importanti sia Corallina. Sì. Perché Corallina in realtà è un personaggio che per sue motivazioni genetiche, Non diciamo possiamo così, che non dire possiamo troppo. svelare, non può essere madre in senso tradizionale, eppure secondo me all'interno del romanzo lei dimostra che la maternità è una cosa che non ha niente a che fare con la biologia, non ha niente a che fare con il mettere al mondo, ma è una cosa che si acquisisce. Quindi questo personaggio secondo me ci dimostra che la maternità non ha niente a che fare con l'essere uomo, donna, genitore, genitrice, è qualcosa che va molto oltre. Nel libro c'è anche una descrizione indiretta, se così si può dire, di una Roma meno sfavillante, quella forse meno conosciuta o conosciuta, ma che non si vuole vedere, quella dove ci sono i pusher, c'è la droga, c'è un universo triste, diciamo, di La borgata. persone abbandonate, che tu conosci bene perché sei di Roma. Questa, anche questo è, torno alla domanda di prima, qualcosa che è emerso man mano che scrivevi, oppure era un qualcosa che volevi toccare proprio per attirare l'attenzione su qualcosa che è presente in una città così bella, così importante, però che è soffocata, come tante altre città, anche da questa piaga, se così vogliamo dire. Allora, anche qui ci sono due risposte. La prima è che io ho conosciuto il personaggio di Leo De Maria e lui mi ha raccontato la sua storia. Poi va anche detto che io insegno in una scuola di periferia e quindi per tanti anni ho avuto modo di confrontarmi con ragazzi che vengono dalla borgata.
E penso che Leo ci sia tanto di quello che nel bene e nel male i miei studenti provenienti dalla borgata mi hanno insegnato. E io ho amato molto calarmi in una realtà così complessa perché volevo anche dimostrare una cosa, che a volte è proprio in questi ambienti così apparentemente inospitali che troviamo maggiore attenzione, maggiore sensibilità, maggiore predisposizione all'ascolto e alla solidarietà, perché di fatto Leo e Corallina, pur venendo da una borgata difficile, alla fine sono i due personaggi che immediatamente intuiscono che Miriam ha bisogno d'aiuto e sono i primi che le tendono la mano. E questa è una cosa che io ho riscontrato nella mia esperienza. Quindi è anche importante capire che non è l'ambiente che fa la persona, perché laddove c'è un modo sano di rapportarsi con gli altri, una naturale predisposizione alla solidarietà, alla generosità e all'aiuto, non importa da dove si provenga, l'importante è dove si sta andando. Hai detto una cosa molto interessante, neanche a farlo apposta anche io, questi due personaggi che tu hai citato, Corallina e Leo Di Maria, li ho amati molto. Leo, infatti, ho appreso adesso da te che è un personaggio realmente esistito. Infatti, mi ero posta questa domanda: ma esistono persone così? Tu mi hai risposto. Assolutamente sì, là ci sono dei frammenti di tanti ragazzi che io ho incontrato e che a volte si sono anche aperti con me raccontandomi realtà difficili, situazioni familiari complicate. Quindi non esiste un Leo De Maria, ma esistono tanti piccoli pezzetti di Leo De Maria in tanti ragazzi. Meno male, perché è un personaggio che insieme a Corallina non si spaventa di fronte a qualcosa che non comprende e che anche quando poi inizia a capire meglio quello che c'è dietro alla persona di cui è innamorato in certo qual modo, inizia a aprire completamente il suo cuore e quindi questo fa specie e fa piacere sentire dalla tua voce che lavori in una scuola, come hai detto, di borgata e ci sono tanti ragazzi, avere questa percezione reale di un universo che esiste, perché a volte i mezzi di comunicazione riportano aspetti sicuramente meno positivi ed è un male questo, Perché si perché fermano poi anche si all'apparenza, no? fermano Non vanno all'apparenza. poi sul materiale umano che c'è dietro questa apparenza. Un'altra cosa molto bella è la scelta del titolo, perché nel titolo c'è tanto. Si potrebbe veramente scrivere un altro libro sul titolo, Tutta la vita che resta, partendo anche un po' da quelli che sono gli antichi, no? Perché quest'idea di rinascere continuamente, qualcosa che, si chiude e poi rinizia. Perché la scelta di questo Perché titolo? cercavamo un titolo cosiddetto narrante, nel senso, siccome ci siamo resi conto che questo romanzo non è facilissimo da riassumere, da raccontare, proprio perché ha una storia molto articolata, allora abbiamo sin da subito capito che avevamo bisogno di un titolo che facesse subito capire al lettore chiaramente che tipo di storia stava andando a leggere. Quindi inizialmente io avevo proposto La vita che resta e poi la mia agente, Laura Ceccacci, ha detto mettiamoci davanti tutta per dare proprio questo senso di potenza al titolo. Quindi sì, cercavamo un titolo che raccontasse già qualcosa. Ci sono dei personaggi invece che sono anche molto urticanti. Emma, per esempio, questa mamma di cui tu hai parlato precedentemente, che è una mamma sembra anaffettiva, che ha un po' subito questa scelta di dover essere madre a tutti i costi. Ti sei ispirata a qualcosa come nel caso di Leo, a qualcosa che hai visto intorno a te, qualcosa che hai conosciuto, oppure è frutto di di mettere insieme quello che racconta la nostra società, insomma, leggendo, guardandosi intorno. Ma Com'è nato questo personaggio? sicuramente nella mia vita mi è capitato di incontrare madri che non erano a loro agio in quel ruolo, il che non vuol dire necessariamente non voler bene ai propri figli. Tu prima hai detto questo termine anaffettiva. In realtà a volte c'è proprio una difficoltà a comunicare i propri sentimenti e io penso che nel corso del romanzo emerga che non è che Emma non ami i suoi figli, è come se le mancasse una sorta di lessico degli affetti, no? Di ABC dei sentimenti, per cui, ma poi lo si vedrà, lei ha difficoltà anche con il marito, no? Perché per quanto
si presume sia stato un matrimonio d'amore, non riesce comunque ad esprimere i suoi sentimenti. La cosa positiva è che rispetto a Letizia, la madre, Emma intraprende un percorso per imparare questo lessico degli affetti, per cui a suo modo è un personaggio che evolve, come accade nella vita reale. È una cosa che si può imparare e questo vorrei che, insomma, incoraggiasse anche tutte quelle mamme che hanno qualche difficoltà a trovare La loro dimensione. il linguaggio giusto, no? La loro dimensione per poter esprimere. Ancora ci sono, si pensa che siano le donne di una volta che hanno difficoltà ad esprimere i sentimenti verso i loro figli. In realtà non è così. Esprimere i sentimenti non è detto che sia una cosa istintiva e spontanea per tutti. Infatti il personaggio che compare nella seconda parte della storia e che vive porta su di sé il peso di questa sofferenza, ha difficoltà a raccontare la cosa che mi ha colpito. Altre persone nella medesima situazione avrebbero forse subito buttato fuori tutto. Invece lei ha questa forza di tenere dentro di sé, facendosi del male in altro modo, questo dolore che la perseguita da tempo. Però giustamente non possiamo dire troppo, altrimenti i lettori No, però che possiamo dire per giustificare anche questo silenzio ostinato che a volte dare voce a qualcosa significa renderla più vera. Per cui questo silenzio, e io penso che questo accada spesso nelle vittime di grandi e profondi traumi, pronunciare ad alta voce, raccontare ad alta voce significa rendere reale, concreto, qualcosa che finché rimane nel silenzio è quasi irreale. come si può fare, secondo te, a trovare un modo per superare il non detto all'interno delle famiglie? L'unico modo è far emergere anche con difficoltà, perché all'inizio far emergere la verità può essere una fase drammatica e traumatica, però Modifica premia. tutti gli equilibri anche all'interno della famiglia Sì, o però comunque delle persone. gli equilibri si ridisegnano perché in realtà sull'omissione non c'è mai un vero equilibrio, no? Si sta sospesi sull'omissione. Nel Assolutamente. momento in cui invece si raggiunge un equilibrio, allora c'è un appoggio solido. Ti aspettavi questo successo? Assolutamente, non me lo aspettavo, per me era già un successo enorme essere in uno scaffale di libreria, figurarsi che tipo di sorpresa è per me sapere che c'è tanta tanta gente che sta leggendo il mio libro. E soprattutto io lo dico sempre, al di là dei numeri, che sicuramente sono Certo, sono quando se importanti, sono hanno loro. importanti, però la cosa che mi fa più piacere non è tanto quanta gente sta leggendo il mio libro, ma quanto apprezzamento io avverto, e questa è la cosa più bella. Poi è chiaro che io un po' questa cosa la dico sorridendo, difficilmente una persona con un libro non l'ha amato te lo viene a dire. Ecco, Diciamo, è più quindi facile che ecco. siano i sostenitori, diciamo così, Però però sono tanti, no, dai. però siccome è chiaro che il libro di un esordiente cresce sul passaparola e il passaparola prende vita nel momento in cui c'è effettivamente un apprezzamento da parte dei lettori e mi sembra che quello che sta succedendo, cioè questo cammino assolutamente positivo che il libro sta facendo, stia ad indicare che i lettori lo stanno amando. Quindi questa per me è la cosa più importante. Ultima domanda, hai già in mente qualche storia, visto che scrivi da sempre, hai detto, quindi sicuramente nel cassetto forse hai più storie, È hai più vero, mi viene da pensare è vero. Nel questo. cassetto ci sono più storie, però quando ho pubblicato questo libro qui, già quando comunque la pubblicazione era in preparazione, io avevo già deciso di guardare al futuro, nel senso di norma uno scrittore migliora nel tempo. Quindi guardare al passato era piuttosto rischioso, perché il rischio era tirare fuori delle cose che magari fossero di qualità, insomma, inferiore. Quindi penso che guardare al futuro sia la cosa migliore e ci sono già in cantiere delle cose. Roberta, ti ringrazio, sei stata Grazie gentilissima. Prendo il libro, lo faccio vedere, anche tanti lo conosceranno. Grazie, mi aiuti anche tu. E consiglio vivamente la lettura di questo libro perché ne vale davvero la pena e ci sono tante sorprese. Va bene? Grazie.